Anche cucinare può essere un'attività rilassante. Prepariamo quindi per cena qualcosa di appetitoso e di gratificante, ma anche di leggero e di digeribile, per garantirci anche un buon riposo senza l'affaticamento di una digestione impegnativa. Puntiamo tutto sui colori delle verdure e della frutta, per gratificarci anche visivamente oltre che nel gusto. Lasciamoci magari guidare dall'istinto del momento che ci suggerisce che cosa preferiamo mangiare, o se è più nelle nostre corde, perché magari non siamo soli ma dobbiamo pensare a tutto il resto della famiglia. Seguire un menù settimanale può essere utile per vivere il momento della preparazione della cena, senza lo stress di dover pensare ogni giorno a che cosa cucinare. Sia che siamo da soli, sia che siamo in coppia o in famiglia, impegniamoci però a vivere il momento della cena come un'occasione di relax e anche di scambio di condivisione. Non accendiamo la TV, ma approfittiamone piuttosto per parlare della giornata appena trascorsa. Se siamo soli, piuttosto, accendiamo della buona musica e concentriamoci sul momento, su che cosa stiamo assaporando e sulle sensazioni. Dopo la nostra cena, una buona abitudine è quella di pulire i piatti e rassettare la cucina. Non lasciamo quindi i piatti sporchi nel lavello, la tovaglia piena di briciole e il piatto tutto da sporco. Diamo invece una passata ai pannelli, puliamo i piatti e mettiamo via eventuali mazzi. In questo modo, al nostro risveglio, avremo una cucina sempre in ordine e accogliente che ci darà il buongiorno e non dovremo preoccuparci di rimettere a posto. Apparecchiamo magari anche per la colazione del giorno dopo e prepariamo le basi per avere tutto pronto al nostro risveglio, come magari mettere a fuoco dei fiocchi d'avena o porridge, scongelare delle crepe o dei pancake che abbiamo preparato in quantità, magari nel weekend in cui abbiamo dedicato un po' del nostro tempo ai meal prep, e dedichiamo qualche istante anche a rendere il tutto gradevole dal punto di vista visivo, scegliendo delle belle tazze, dei tovaglioli preferibilmente in stoffa, dei fiori o un'altra tavola con della frutta fresca. Al mattino quindi non avremo scuse per dire che non abbiamo tempo se non per un